Nell'approfondimento di quest'oggi noi vogliamo parlare di un aspetto significativo della vita di Lorenzo da Ponte, il fatto che lui sia stato il librettista di Mozart. Sì. E da Ponte arriva a Vienna nel 1700, alla fine del 1781, dopo varie vicissitudini, ehm, nell'81 e l'imperatore Giuseppe II Visto lo scarso risultato del Singspiel, cioè il teatro d'opera tedesco, decide di ripristinare l'opera italiana. Per ripristinare l'opera italiana lui aveva già un musicista a corte che era il maestro di cappella Antonio Salieri, ma doveva cercare un librettista, quindi un poeta italiano, e anche una compagnia di italiani. A, l a Vienna c'era Lorenzo da Ponte e sul suggerimento di Salieri, non si sa come, viene nominato poeta dei teatri imperiali mh, agli inizi del 1783. E quindi inizia la carriera di poeta internazionale, prima lavorando per Salieri con dei risultati scarsi e poi mh, con Mozart. Come è nata la conoscenza di Da Ponte e Mozart? Lo dice da Ponte nelle memorie: in casa del Barone Wetzlar, eh, che era un, un ebreo, un banchiere che, convertito, che naturalmente um, uh, accoglieva in casa artisti e così. Eh, Mozart e da Ponte si conoscono in, in, que in quelle occasioni, verso il 1784, e, um, Mozart scrive a. Uh, al padre Leopold, qui ho conosciuto un certo abate da Ponte che è poeta di teatri imperiali e ho chiesto anche un libretto perché anch'io voglio lavorare con l'opera italiana, eh, voglio fare qualche cosa per l'opera italiana. Ma chissà, questo è un italiano, gli italiani chissà, non, non sono di parola, ma ha detto lui di sì, ma non si sa se poi sarà disponibile a farmi un libretto. In realtà. I due si trovano un paio di anni dopo e, insomma, nel giro di pochissimi anni danno al mondo tre capolavori assoluti: Le nozze di Figaro, Il Don Giovanni e così fan tutte. Perché sono dei capolavori? Sono dei capolavori assoluti perché guardate. Eh, Oggi nella lirica, nei teatri lirici mondiali non c'è giorno che non si dia una di queste opere. Cioè il, il, diciamo, il matrimonio, il connubio, l'unione di questi due geni ha prodotto tre capolavori che sorpassano il proprio tempo e sono attuali anche oggi. Io ho visto diverse opere del Settecento, sia di Salieri sia di. Paisiello, sia di altri musicisti allora famosi. Però sono opere insomma, in cui uno dopo un'ora si sente insofferente a seguirle fino in fondo. Queste invece sono opere che anche al giorno d'oggi riempiono non solo i teatri, ma sono di gradimento assoluto in tutto il mondo perché queste opere, per esempio, questa sera stessa al Teatro Verdi di Vittorio Vento in contemporanea da Londra la trasmettono il don Giovanni allora come mai è stato si è detto questi due uomini uno di, di, tedesco che sapeva un po' sì, l'italiano ma era di, diciamo, di cultura tedesca e l'altro di cultura italiana hanno creato questi capolavori assoluti io do questo tipo di informazione di giudizio guardate erano due, quando si sono incontrati queste due persone praticamente venivano da, da fallimenti clamorosi. Da Ponte era un fallito perché aveva 34-35 anni e aveva sempre dovuto scappare da qualcosa o da qualcuno. Aveva appena preso un bando di 15 anni dalla Repubblica di Venezia. Prima eh, ancora era stato espulso da tutte le scuole dello Stato Veneto perché aveva un tema su Rousseau e Rousseau era uno scrittore proibito eh, la lettura dei testi di Rousseau nella Repubblica Veneta. Quindi praticamente era un, un, non, non dico un disadattato, ma uno che aveva precorso i tempi. Erano due persone che avevano e fallito che nella fallito. loro vita, ma anche Mozart era un fallito perché lui era insofferente del clima opprimente di Salisburgo, un piccolo musicista del vescovo principe e naturalmente insofferente di questa situazione si fa licenziare dal vescovo, anzi si fa licenziare con un calcio nel sedere. E il padre, perché sapete una volta i musicisti come anche i poeti erano dei cortigiani trattati più o meno alla, a livello della servitù, loro si sono capiti subito secondo me perché tutti e due... Mozart eh, scriveva delle musica che i contemporanei non avevano mai capito. Il Mozart, però, che aveva una cultura che è stata anche in Italia, capisse che questo personaggio è un vero poeta e può darle tutti gli strumenti per poter fare un'opera al di fuori eh, che non sia la solita diciamo, ripetizione eh, statica di, delle opere del Settecento e così. Quindi... Loro due in pochi anni hanno dato tre capolavori, ma questi tre capolavori non ci hanno anche messo molto tempo per costruirli. Insomma. Il testo che forniva da Ponte... Era gradito a Mozart, oppure si spiegavano a gesti, si spiegavano anche, anche parlando, però erano due persone che frequentavano anche ambienti diversi, si trovavano solo per lavorare. Bisogna che questo personaggio venga, negli ultimi anni è stato fatto, sono state fatte diverse cose perché questo personaggio venga maggiormente conosciuto. Le a Vittorio Vento sicuramente abbiamo fatto molto. In giro, non so, anche nella provincia di Treviso molto poco, si sfrutta il nome di Lorenzo da Ponte eh, per tante manifestazioni o musicali, e così, però non si conosce il personaggio che non è solo il librettista di Mozart, è un poeta, ha scritto delle memorie eh, che, che an an ancora oggi... Si può leggere. Quindi, un grande sì. intellettuale di cui Vittorio Veneto e Ceneda sono orgogliosi. Sì, sì sicuramente, non solo sono orgogliosi, ma c'è ancora molto da riscoprire e, e da scrivere su questo personaggio. E sarà nostro compito, attraverso la rubrica QDP Conoscere, farlo nei prossimi mesi. Grazie infinite, dottor Zagonelli. Eh.